E se noi non potendo più, perché non abbiamo più forze di camminare, e la pioggia scende a torrenti, e il vento soffia, e siamo intristiti, e diciamo per carità siamo due frati, apriteci. E quello frate, chiudendo la finestra, scende con un bastone grosso e noccioluto, e incomincia a dare legnate e ci butta via e si chiude così la porta. Scrivi, frate Leone, qui è perfetta Letizia. E uno dei fioretti di San Francesco, quando siamo trattati male, senza motivo, qui è perfetta Letizia. Quando abbiamo mille canne di ragione, e siamo trattati male, qui è perfetta Letizia. E che questa lezione non l'abbiamo mai imparata, e siamo duri ad impararla. Quando Gesù aveva detto, se qualcuno ti toglie il mantello, dagli anche la tunica, se qualcuno ti schiaffeggia nella destra, togliati anche la sinistra. È un discorso che non lo vogliamo comprendere. Eppure è un discorso cristiano che comprendevano i santi e che dobbiamo comprendere noi, perché appunto è così che ci facciamo santi. Noi tante volte chiediamo al Signore, Signore, facci santi, sì, santi, un peccato amore. Santi così, con le mani concerte, con le visioni, con i delitti, con le cadute per terra, le strade dello spirito, allora siamo santi. Ma quando siamo trattati male, a diritto e ragione, allora la santità finisce. Tocca i denti, diceva il profeta, e butteranno fumo. Ecco, basta toccare un momento, toccare noi, me, tu, l'altro, e subito buttiamo faville. E perché abbiamo compreso la morte cristiana, che bisogna morire al vecchio uomo. E il buon Dio ci manda tutte queste tribolazioni, soprattutto in famiglia, perché impariamo a subire. Chi non sa subire non si può fare santo. Chi non sa morire sotto i colpi del fratello non si può fare santo. Se vogliamo dunque santificarci, siamo seri con la parola del Vangelo e subiamo con pazienza le angherie, le persecuzioni, le malepatti, le calunnie, le stragi, come fece Gesù, che veniva condotto al macello come pecora e non apriva bocca. Noi altro che bocca abbiamo, altro che bocca. E la loro bocca è come se tu come patent, come un sepolcro aperto, escono dalla bocca improperi. Contro chi ti tratta male. Mentre il buon Dio manda il fratello e la sorella, manda l'estraneo per percuoterci e farci fare i santi, far uscire il vecchio uomo da noi, la vecchia superbia, la vecchia invidia, il vecchio odio, la vecchia ira. Ma noi ci riteniamo cari tutti questi vizi come se fossero virtù, e li attendiamo di zelo, di giustizia, di equità. Ipocriti, ipocriti, farisei che siamo. Noi abbiamo detto della legge che imponete agli altri un peso, tanti pesi, e poi voi non lo volete spostare di un dito. Se per voi sereni la comunità, il Signore ce la dà,
sante, il crogiolo, dove non ci sente richiamo, dove non amare a se stesso e vivere in Cristo, che vuole fuggire il dolore, l'angustia, che vuole sottrarsi così al potere della comunità, non ha compreso nulla. Non dico del rinnovamento, ma del cristianesimo. Diceva San Giovanni Berchmann, la massima penitenza di comune. La mia massima penitenza è la vita in comune, che era un santo. Perché la vita in comunità comporta uno scontro, una rimatura del vecchio uomo. In comunità si viene per morire. San Bernardo scrisse dietro la porta queste parole: Bernardo, ad cui veniste? Oh Bernardo, perché sei venuto qui? E la risposta glielo disse sotto: sei venuto per morire, per essere macerato, per essere, cioè, ritrovato, ad martirio me la visti, sei venuto al martirio. Ecco la risposta che scrisse San Bernardo alla domanda che lui stesso aveva formulato. Bernardo, perché sei venuto in comunità? Era San Bernardo, non voluto fare la Chiesa, sei venuto per essere martirizzato. Che anche detto questo in testa, non ha capito niente. Non ha capito niente, né di rinnovamento, né di cristianesimo. Ancora bisogno della grazia di Dio per convertirsi, per fare i primi passi nella via della conversione e della santificazione. Fratelli e sorelle, accettiamo di patire nella comunità questo. Si viene a fare, si viene a lodare Dio e si viene a morire noi stessi. Ed è bello morire cantando, vederci a croce fergere cantando, vederci appunto strutturare cantando. Questa è la vita cristiana, questa è la vita carismatica. Chiediamo questa sera al Signore di comprendere questo che ABC del cristianesimo è ABC. Non è università, non è liceo, né università, no, è scuola elementare, scuola d'asilo. Ecco, perché appartengono queste parole alle prime pagine del Vangelo, di Matteo, di Luca. Oh Signore, dacci questa sera la luce degli occhi, perché comprendiamo questa prima lezione del catechismo che tu hai dato, nella grande carta del discorso della montagna. Dacci di comprendere queste cose prima che gridiamo Gesù il Signore, prima che gridiamo i carismi, prima che gridiamo i grandi doni, le profezie, i miracoli, doni poi che vengono dati ai cattivi, non ai buoni, come dicono alcuni santi padri. E chiediamo umilmente al Signore la grazia di comprendere Lui, comprendere Gesù che parla, comprendere la parola del Vangelo, ascoltarla, metterla in pratica, e gioiamo nel Signore. Che anche questa sera nella tristezza gioisca, che anche nella tribolazione gioisca, e non escano parole amare dalla vostra bocca, non escano parole amare, ce lo dice qui l'Apostolo, che si dice ancora, nella stessa botte
non può uscire vivo da ceto, non può uscire vivo da ceto. Se dalla nostra bocca esce la lode che è il vino, esce l'amore che è il vino, non può uscire la ceto, che è l'amarezza, la parola arrogante, la parola che rode, la parola che uccide, la parola che offende. E in questo dobbiamo essere molto attenti, perché è in questo che veniamo giudicati. Dice la scrittura, lo dice Gesù, di ogni parola oziosa dovete rendere conto a Dio, di ogni parola oziosa. Figuratevi quando non sono parole oziose. E sapete che Gesù disse, che dice al suo fratello Raca, disgraziato, va all'inferno, va all'inferno, mica poco, va all'inferno. Perché quella parola è dettata da chi? Dal maligno che è penetrato in lui. E quando ha messo l'aceto, non ha deve uscire il vino buono. E ha fatto uscire l'aceto. E deve essere, dice l'Apostolo, le vostre parole sono tutte parole buone, parole di conforto. Sopportate la vicenda gli uni gli altri. Non siete lì di voi parole di murmurazione, di maldicenza, parole vostre, ma le vostre parole siano tutte intonate alla bontà, alla pietà, alla carità. Perché così adempirete la legge di Cristo. Sopportate la vicenda, portate il peso degli uni degli altri, caricatevi, fratelli, degli altri, sulla spalla. Chi è forte accoglie più debole. Compatiamoci degli altri, consoliamoci degli altri, perché questo è il comandamento di Dio. Non giudichiamoci gli uni gli altri, non condanniamoci gli uni gli altri, non accusiamoci gli uni gli altri. Un solo accusatore noi abbiamo, e non è il diavolo, e chi accusa il proprio fratello appartiene al maligno, appartiene al diavolo, non appartiene a Cristo. Queste cose sono cose basilari, l'ABC della vita cristiana, è veramente chiaro. Così facilmente, perché noi le abbiamo nel cuore, le abbiamo così appiccicate, noi le abbiamo nel cuore, noi vediamo dentro il cuore la parola di Dio, la parola di Cristo. Sopportiamoci a vicenda, amiamoci a vicenda. E termino con l'interno di un santo, il quale arriva a letto, tutti lo lodavano, tutti lo... e quello si dispiaceva. E una volta uno me ne scaricò quattro, dice, ma tu vedi, così. E allora il santo, così allora mi dice, vengo a baciare, ecco quello che dice la verità. Grazie, grazie fratello mio. Grazie. Ecco l'amore alla verità. La verità perché quello qua santo si sentiva realmente quello che era. Perché noi ci sentiamo qualche cosa, qualcuno. Ecco perché ci offendiamo facilmente. Invece i santi no, non facevano così. Quando venivano oltraggiati, riconoscevano che meritavano quegli oltraggi. Ed era ben poca cosa quello che si potevano per il nome del Signore. Si diceva la verità quando vi si oltraggiava. Sono questo ABC della vita cristiana, dell'umiltà che è la base della vita cristiana, perché non c'è umiltà, non se ne parla neanche di vita cristiana, non se ne parla neanche. Che queste cose servono per disingannarci, per disillederci. Noi tante volte siamo ingannati da noi stessi.
Y le dice, si vogliamo che qualche cosa, non siamo niente davanti a Dio. Ancora non abbiamo incominciato a camminare perché non abbiamo capito niente. O Signore, dacci l'intelligenza questa sera, l'intelligenza di comprendere queste cose, e come attraverso l'umiltà, la rivelazione, trascendesse la gloria, perché anche noi, attraverso la morte di croce, ascendiamo con te alla gloria, perché imbocchiamo la via dell'obbedienza, perché attraverso la disobbedienza dell'amo, tutti siamo stati costituiti peccatori, e attraverso l'obbedienza di uno solo, di Cristo, tutti siamo costituiti giusti. L'unica via, quella che ci porta alla giustificazione, è il passaggio della disobbedienza attraverso l'obbedienza di Cristo. E impariamo il Signore Gesù a come comportarci nell'umiltà, nell'obbedienza, nella gioia, nella pace, e allora noi glorificheremo di Dio nei nostri corpi. Allora la lode che noi facciamo sarà una lode vera, quella che scaturisce dai cuori contriti, dai poveri, dai miseri, dai umili, dalla gente che Dio guarda dall'alto. Alleluia. Ecco, fratelli, prima di cominciare il canto c'è una Seat Arbella rossa targata 9241. Thank you.
Corinti 12, 7, 10. Perché non montasse superbia della grandezza e della liberazione, ma senza mettere la stella nella carne, un'inviata di Satana, incaricata di scappeggiarle. Perché io non vado in superbia, a causa di questo per ben tre volte ho pregato il Signore che mi allontanasse da me, ed egli mi ha detto, ti basta la mia grazia, perché la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce, sofferte per Cristo quando sono debole e allora che sono forte. Il parola di Dio, secondo Corinzi, 7, cioè capitolo 12, 7, 10. Ma Signore, tu permetti che Satana ci tormenti, perché tante cose soltanto si spiegano con gli inviati di Satana in mezzo a noi. Ti permette che i nostri giri di Satana circolino in mezzo a noi, come ti permetteste che il messaggero di Satana mettesse la spina in Paolo. E Paolo, umiliato, angustiato, pregava per più volte perché quella spina fosse tolta, ma ti dicesti no, ti basta la grazia mia, perché era la debolezza, gli oltraggi, le persecuzioni, la necessità che si prova l'uomo e un'angoscia sofferta per te, che noi ti glorifichiamo e noi diventiamo forti proprio quando siamo deboli, quando non possiamo resistere a tutte le angherie, a tutte le astuzie, a tutti gli oltraggi, quando siamo preda e siamo così angosciati per tutte le persecuzioni, per tutto il male che riceviamo. Signore, noi accettiamo queste spine, e accettiamo ben volentieri che Satana si faccia tuo ministro per la nostra salvezza. Gloria, gloria a te, Signore. Gesù disse questa parabola, siedono, per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri, due uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Io digiuno una volta in settimana, io pago le sue decine di quanto possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. E le parole del Signore Gesù in Luca 18. Oh Signore, tu ci riproponi questa parabola, l'unica via per accedere a te è la via del pubblicano. La via del fariseo non porta a te,
noi non possiamo vantare opere di giustizia. E se noi dovessimo vantare opere di giustizia, tu non ci appartieni, perché non sei venuto per i giusti, ma per i peccatori. Se qualcuno si crede giusto, costui può dire a rivederci a Cristo, meglio addio a Cristo. Cristo non sei venuto per me, sei venuto per gli altri, perché è per i peccatori che Cristo è venuto. L'unica via è di confessare che siamo peccatori e di riconoscere i propri peccati. Ecco questo fariseo, il quale vedeva soltanto la sua giustizia. Lui era giusto, lui era sempre perfetto, lui non sbagliava mai, lui diceva sempre la verità, lui era sempre nel giusto, quando parlava era retto, quando vedeva e giudicava era retto, tutto era giusto in lui, non era come gli altri tutti non se ne rendono nessuno, proprio nessuno, nessuno era degno davanti ai suoi occhi. Tutti ingiusti, tutti adulteri, ladri, assassini, chi più chi meno, la schifezza. Tutto lo schifo era attorno a lui. Buono soltanto lui. Due buoni c'erano. Uno in cielo ed era Dio e uno in terra ed era lui. Tutti gli altri, pari pari, non valeva nessuno. E mentre così si rondolava, ecco gli occhi andarono su quel povero pubblicano che gli batteva il petto. Figurate, che razza di gente viene al gruppo, diciamo, viene in chiesa, viene all'assemblea un pubblicano, uno che ne ha fatti di tutti i colori. Con quale faccia si è entrato io non lo so. Giustamente sta lì alla porta perché gli si è piccati grave la sua coscienza, lui lo sa. E non osa avvicinarsi, ma comunque ti ringrazio Signore perché non sono come quel peccatore. Del resto è uno dei tanti, quelli vicini, per tutti i peccatori. E così fece la riverenza, poi del resto Signore tu lo sai, e il digiuno te lo faccio, e le dimostra te li faccio, e questo te li faccio, e ti faccio questo, questo, questo. Per cui grazie, 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 tu buon in cielo. E buono in terra. E uscì, tutti e due uscirono, il fariseo e il pubblicano. Ma dice Gesù, il fariseo uscì carico di peccati. Come? Lui che era giusto, uscì carico di peccati. Mentre il peccatore, il pubblicano, uscì giusto. Perché non conta davanti a Dio i nostri peccati. Quando noi li piangiamo davanti a Dio, quando li riconosciamo nella luce dello Spirito e ci battiamo il petto, noi siamo santi, perché è Dio che ci santifica. Siamo giusti perché è Dio che ci giustifica. Non siamo noi ad essere giusti e santi, è Lui che ci fa giusti e ci fa santi col suo perdono e col suo amore. Su chi non cade il perdono di Dio, costui per quante opere buone faccia, costui è emarginato dal regno di Dio, anche che si creda giusto. Fratelli e sorelle, ieri sera dicevo ad un gruppo, sono stato nel gruppo di Sant'Agata, a Villabat, e dicevo così, fratelli e sorelle, meglio un gruppo di pubblicani che si riconoscono peccatori che un gruppo di farisei che si credono giusti. Guai a quel gruppo che si crede giusto, che è formato da giusti, Dio ce la libera. Non sono da Dio, i santi sono in cielo. Beato quel gruppo che è formato da peccatori,
da peccatori che riconoscono il proprio peccato, che si battono il petto e dicono pietà di noi, o Signore. Beato quel gruppo che è pieno di poveri, di umili, di gente che non ha grandi virtù, ma riconosce nella luce della verità, nella luce di Dio, i propri peccati, e grida, lode il Signore, mentre il Signore brucia con il suo amore i propri peccati. Questo gruppo loda, loda e beatifica il Signore. O Signore, fa che noi siamo un gruppo di peccatori che ci battiamo il petto, non un gruppo di farisei che pretendiamo di essere giusti. Lode e gloria a te, o Signore. Agli Efesini, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque fermi con i fianchi cinti della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, avendo la calzatura ai piedi, lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Tenete in mano lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi.
e che fratelli e sorelle il Signore ci esorta alla preghiera e ad essere pronti al combattimento per sventare le insinuazioni, gli assalti del maligno, una volta che Dio gli ha permesso di vagliarci come si vaglia il grano, come si agita il grano. Noi vogliamo combattere la battaglia di Dio e vogliamo essere armati dall'armatura di Dio, dell'elmo, della corazza, dello scudo, della spada, ma soprattutto dobbiamo pregare e pregare tanto, lo dice il testo incessantemente. La preghiera ci mette in condizione di vincere sempre e di tenerci sempre in contatto con Dio. Non abbiamo paura perché la vittoria è nostra, perché Gesù già ha vinto e noi abbiamo già vinto in Lui e avremo la gioia, la pace, l'amore, la vita.